Un applauso a tutti i bambini e alla Cicogna Frettolosa che è ospite questa sera e che adesso ci divertiamo bambini col torneo. Poi facciamo la premiazione delle squadre. Un primo passo ci auguriamo di una lunga stagione di eventi e di collaborazioni finalizzate al reperimento di fondi per aiutare appunto tutte le iniziative della Cicogna Frettolosa. Vorrei salutare e ringraziare con un applauso Matteo Branciamore, Marco Pelardi, Gabriele Rossi, Federico Galante, Riccardo Milani, Chiara Milani, alcuni devono ancora arrivare, e Nicolò Segni. Allora, Venanzio Marsili, patron di Lungotevere Roma, oggi è una giornata speciale, tutta per i bambini. Assolutamente, voluta e sognata tutto l'inverno insieme alla Cicogna Frettolosa. L'altra associazione che collabora con noi, la Veladoro, organizza l'intera manifestazione lungo il Tevere Roma, ma noi insieme a loro facciamo ogni anno questa festa del prematuro. E quest'anno abbiamo scelto di fare il torneo di biliardino che, come vediamo, ha un buon successo, l'interazione fra genitori e figli, fantastico. Ma è una gara vera perché io vedo premi. Esatto, infatti ho con me arrivata la targa che sarà data agli ospiti VIP che abbiamo e ai vincitori. Abbiamo fatto questa targa quest'anno proprio per ricordare sia l'impegno che la manifestazione nel lungo il Tevere Roma mette per questa battaglia, per questa sfida, e sia l'impegno della Cicogna Frettolosa, che è importantissimo perché salvano delle vite. Alessandro Cavicchia, che è presidente della Cicogna Frettolosa Ollus. Questa sera siamo qui per un torneo di biliardino benefico. Di cosa si tratta? È un torneo di biliardino a favore dell'associazione Cicogna Frettolosa per raccogliere i fondi, perché noi abbiamo un obiettivo ambizioso, quello di donare al reparto di terapia intensiva neonatale del Fate Bene Fratelli 4 ventilatori neonatali che permettono a un bimbo che nasce prematuro di sopperire al gap respiratorio. Un bimbo prematuro nasce con una serie di gap respiratori, nutrizionali, e il respiratore ventilatore neonatale gli permette di, appunto, di poter recuperare il gap della respirazione avendo i polmoni poco formati. Il professore mi ha aiutato, che ha avuto anche, diciamo, l'intuizione di coinvolgermi in questa nascita dell'associazione La Cicogna Frettolosa, è il professor Rocco Agostino. Che abbiamo qui con noi. Buonasera professore. Allora, la sua motivazione qual è stata nel creare questa Onlus? Beh, l'obiettivo era quello di trasformare il genitore da ospite massacrato dallo stress del bambino prematuro, il bambino che sta per morire, poi forse ce la fa, poi forse non ce la fa, un'altalena emozionale spaventosa, sconvolgente, metterebbe ai ferri chiunque, trasformare questo genitore in partner. Siamo con due attori che stanno partecipando a una gara di biliardino pazzesca, per quale motivo? Beh, per solidarietà in realtà, e per prendere un po' di caldo fondamentalmente, no? Scherzi a parte, è bello divertirsi e fare del bene, lo dico sempre. Allora, sta parlando Matteo Branciamore, che in questo momento si occupa di cosa? Di che cosa stai girando? In questo momento di fiori? Non è vero! No, no? Li levo allora. No, in questo momento da poco avevo aperto una casa di produzione insieme ad altri due colleghi, Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani, e abbiamo anche prodotto lui. E lui è? Nicolò Segni, ciao. Alla braccialetti rossi. Braccialetti rossi, senz'altro. Quindi stasera è proprio in tema? Beh sì, insomma, più o meno. La Cicogna Frettolosa è il nome dell'associazione, si occupa di ragazzi, quindi sì, in un certo senso siamo sulla stessa barca. Grande.
Allora, siamo con Gabriele Rossi che ha fatto una partitona a biliardino stasera per beneficenza. Come è andata? No, è una bugia, perché partitona no, ho mortificato il mio compagno di squadra perché abbiamo perso 2-0 e Federico Galante ci ha stracciato in una maniera impossibile, però ci siamo divertiti e quello è il senso più bello, perché poi i bambini riescono sempre a trovare il senso anche quando si gioca e si perde. Peleppa, primario del reparto di terapia intensiva e neonatologia dell'ospedale Padre Benefratelli. Che bella accoglienza! Lavoriamo sulla professione e sul sentimento, perché ci sono dei bambini, no? In gioco. Giovanni Frettolosa opera al reparto di terapia intensiva neonatale proprio del Padre Benefratelli. Lì noi veniamo dalla nostra esperienza diretta. E di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di dare sostegno ai genitori che purtroppo sono venuti e verranno dopo di noi con assistenza al reparto. In più ultimamente, anche vista un po' la crisi che attraversa la sanità, ci siamo adoperati per fornire dei macchinari, del materiale allo stesso reparto. Le sedie degli sgabelli, perché ci sono dei bimbi che sono così piccoli che ancora non arrivano. Voi quanti anni avete? Eppure io 5 anni e sanno già giocare a biliardino. Bimbi, datemi una risposta velocemente, ma voi ci avevate già giocato a biliardino? O giocate solo con i videogame? Cosa giocare di più, dite la verità? Ci gioca? Lei deve giocare a quel biliardino lì in fondo, c'è ancora spazio, grazie.